Oggi ci sono tante forme diverse di violenza. Una riguarda la violenza verbale, cioè un linguaggio che spesso può offendere e fare male più dei gesti. Sì, in questi giorni purtroppo le notizie che vengono riportate riguardano appunto questo linguaggio violento. La Commissione durante quest'anno ha portato avanti dei seminari e uno di questi era proprio sul linguaggio di genere, sull'importanza del linguaggio e sulla violenza che viene trasmessa tramite il linguaggio. Non ultimo il caso della trasmissione Grande Fratello, dove appunto si ripropone questo linguaggio violento. Allora la domanda che ci poniamo come Commissione: si fa tanto per educare, si fa tanto perché si riconosca un linguaggio giusto e poi alla fine basta accendere la televisione e si sgretola un po' tutto. Secondo me come regione dovremmo iniziare a farci delle domande proprio sull'utilizzo del linguaggio, ma oltre che come regione proprio come nazione, visto che in altri paesi invece comunque c'è un'attenzione particolare.